Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento del giovedì con il sindaco di Viterbomale Giovanni De Simone. Buon pomeriggio a voi. Facciamo un punto della situazione, soprattutto diciamo, dell'argomento che tiene ancora a banco, che è il Covid, ma soprattutto riguardo alla prossima riapertura delle scuole. Viterbomale, insieme a alcuni comuni della Costiera Amalfitana in particolare, aveva deciso di mantenerle chiuse fino, diciamo, a qualche giorno fa, quando sono state revocate le ordinanze. Sì, in effetti noi avevamo fatto assieme ai sindaci della Costiera un'ordinanza nella quale avevamo previsto una chiusura fino al 29 gennaio, che era spartita anche prima di quella che aveva fatto De Luca. Poi c'è stato il ricorso perso dalla Regione Campania, anche noi come sindaci avevamo 101 comuni, c'è stata la denuncia della Codacons verso i comuni per far riaprire le scuole. Tutto ciò noi in Costiera Amalfitana avevamo richiesto preventivamente un parere prima di fare l'ordinanza all'ASL territoriale, la quale aveva detto, vista l'emergenza in Costiera Amalfitana, visto il numero elevato di casi che in Costiera, tra Vietri, Maiori, Amalfi, che erano quelli più esposti con il numero di casi maggiori, ma un pochino dappertutto, anche minori, in base alla mia preoccupazione, abbiamo fatto questa richiesta e l'ASL, giustamente, anche considerato quelli che sono i trasporti, basta pensare che soltanto a Viterbomale, attualmente abbiamo la scuola di Dragonera chiusa, i bambini dovranno prendere i pulmini per raggiungere il plesso che attualmente è a Raito, la stessa cosa per la scuola dell'infanzia, la stessa cosa i bambini della Marina vanno a Vietri, stesso identico problema poi c'è per le scuole medie e anche per le scuole superiori, forse le scuole superiori riescono a gestirsi un pochino meglio per quanto riguarda i trasporti, ma scuole medie, scuole elementari e primarie, lì c'è una difficoltà oggettiva, quindi in Costiera ancora peggio della situazione di Vitri, anche avendo meno plessi loro, però comunque avevano delle difficoltà, quindi sì, l'ASL aveva dato il parere di chiusura. Poi alcuni comuni, primi Positano e Praiano, avevano un'incidenza minore rispetto a noi, quindi dopo il ricorso della Codacons e dopo il ricorso di alcuni anche genitori della Costiera, hanno deciso già di aprire dal lunedì 17. La stessa cosa poi ovviamente si è, nell'ultima riunione che abbiamo fatto, si è stabilito, visto che non era più come dire, unita nella scelta la stessa Costiera, i vari comuni, a questo punto abbiamo deciso di aprire in base a quella che era man mano le esigenze e quello che erano man mano la situazione epidemiologica. Ovviamente abbiamo pensato che prima di aprire era giusto fare uno screening volontario, ovviamente, per chi vuole portare i bambini prima dell'apertura. Perché si apre martedì. Apriamo martedì perché gli altri comuni della Costiera faranno sabato e domenica gli screening. Noi abbiamo anche un'altra difficoltà, essendo un territorio più vasto c'è anche il problema del movimento, ovviamente i bambini devono andare con le macchine, bisognava spostarsi, quindi abbiamo pensato di fare lo screening lunedì mattina e lunedì pomeriggio, in base agli orari e alle classi di frequenza dei bambini, che sono fatto l'assessore Fiorillo e l'assessore Pellegrino con la protezione civile, proprio perché lunedì, anche per non creare difficoltà in base al traffico, abbiamo visto sabato e domenica scorso comunque con il sole la gente si riversa sulla costa, visto che non ci sono le chiusure, qualcuno ci ha criticato perché avevamo aperto anche il campo sportivo, però di fatto la libera circolazione è garantita, non siamo in zona rossa, non possiamo evitare e non possiamo certamente chiudere il territorio, quindi abbiamo pensato di fare lo screening lunedì mattina e pomeriggio per poi riaprire in sicurezza martedì. Nel frattempo, oggi proprio iniziano le vaccinazioni a Santa Lucia per i giovani vietresi, ovviamente prenotati in piattaforma su quello che è tutto l'iter. Giovedì ci sarà, cioè oggi pomeriggio, ci saranno 100 bambini vaccinati. Nel frattempo, ho chiesto anche un possibile open day proprio a Vietri sul Mare o al centro vaccinale sempre di Santa Lucia, o anche se c'è la disponibilità
a Cetara di fare un open day per vaccinare almeno, arrivare a vaccinare la metà della popolazione scolastica, proprio per dare una sicurezza maggiore e ovviamente con quello che sarà fatto lo screening cercheremo di evitare il più possibile quello che possono essere i contatti. A dire il vero, con la bocciatura, con la richiesta che è stata fatta, con la posizione che è stata presa anche dal governo e con quelle che sono le normative, devo dire, se in una classe c'è un bambino, un ragazzo positivo, c'è il tampone zero, T0 che deve essere fatto entro le 48 ore, e poi c'è un tampone di controllo fatto il quinto giorno. A questo punto c'è da chiedersi chi, come, quando e quanto avranno poi le risposte, quando succederà, perché succederà, c'è poco da fare. Purtroppo l'emergenza c'è, è qualcosa che già sta capitando negli altri comuni. Stamattina mi sono visto con il sindaco di Bellizzi, il quale ha detto non aprire le scuole perché io non le ho chiuse, e qui è una catastrofe fare il T0 e il T5, noi non abbiamo neanche i tamponi. Lo screening che facciamo sono dei tamponi acquistati al comune di Vietri, ma visto che lo Stato ha preso determinate decisioni, noi da martedì, per quanto riguarda la scuola, ovviamente delegheremo, cosa giusta, noi non siamo delegati a fare questo, ma dovrà fare l'altro di competenze, quindi io farò una lettera, anche tu, nel caso in cui dovesse accadere, speriamo di no, ma se dovesse accadere, chiederemo con forza il T0 e chiederemo che l'USCA intervenga secondo le normative previste, non sarà il comune a farlo, questo ve lo posso garantire, ma non perché non vogliamo la sicurezza dei bambini e dei ragazzi vietresi, ma perché è un fatto serio nel quale ci impongono, lì dove non c'è la sicurezza, perché questa è la verità, di aprire, e a questo punto devono anche prendersi le responsabilità e fare quello che viene previsto e quello che legiferano, perché altrimenti davvero da 2 anni ci stiamo sostituendo a tutto e a tutti, facendo degli sforzi in mano. E devo dire, proprio ieri sera ho fatto una trasmissione con una rete televisiva della Vellinese, si mi scuseva della Regione Campania quello che era successo, ma la Regione Campania, grazie all'impegno politico in cui i politici si sono messi, dai piccoli comuni, ma soprattutto dalla Regione Campania, si sono sostituiti a quelle che erano purtroppo le carenze del sistema sanitario campano, il quale è uscito da meno di 10 mesi dal commissariamento. Più di questo non si poteva fare. Se poi, siccome noi sappiamo la realtà dei fatti, ci viene imposto che riaprire le scuole è un obbligo, e vedere cosa che sta succedendo a Cava di Tirreno, ad esempio, c'è il comune più vicino, sono classi con 3 bambini, con i balconi aperti, 3 ragazzi che devono stare con balconi aperti, con i docenti assenti perché sono in quarantena, con i ragazzi assenti perché sono in quarantena, tutto perché molto probabilmente dobbiamo aspettare una scelta del governo che credo arriverà forse dopo il 24 gennaio, quando si eleggerà il Presidente della Repubblica. Anche perché chi, diciamo, ha scelto di riaprire le scuole anche in virtù delle sentenze, poi si è ritrovato classi quasi vuote. Ma soprattutto c'è un problema di una didattica mista, che quella in presenza e quella con la... Questo è un problema enorme che crea una differenza di preparazione ai ragazzi. I ragazzi in presenza, i ragazzi con la DAD, e crea una difficoltà per i docenti, i quali non so come faranno realmente, come stanno facendo realmente a fare sia la DAD sia la presenza nello stesso orario. Questo è qualcosa che poi dovremmo capire e approfondire, se realmente si sta facendo scuola, se dobbiamo semplicemente scrivere che siano aperte le scuole e siamo in sicurezza. Questa è la verità, Andrea. Che poi ci sia la scelta di declassare la pandemia e endemia, e che il Covid è semplicemente un'influenza, allora fatecelo capire, mettetelo per iscritto, noi non abbiamo più emergenza sanitaria, quindi stiamo tranquillamente facendo i vaccini funzionano e quindi possiamo andare avanti. Ma se, come a oggi, non ci sono le vaccinazioni per i bambini hanno Pfizer arriva a singhiozzi,
mi devono spiegare qual è questo grande piano che è stato fatto. Perché io non credo ci sia un grande piano di vaccinazione. Ogni tanto sono gli spot, ma poi ci sono i richiami. Dobbiamo andare verso la terza, forse andremo verso la quarta. Non si è fatto un provvedimento serio nei confronti dei Novax, i quali vi posso garantire, ma non perché sono gli untori, ma con la loro scelta stanno aggravando la situazione, perché anche i vaccinati con la terza dose, se hanno un parente Novax, si mischiano il Covid e devono essere messi in quarantena. Qualcuno anche con le tre vaccinazioni, purtroppo, proprio stamattina, un dietrese, ha difficoltà. Poi ci sono i malati oncologici, poi ci sono le persone deboli, poi ci sono le persone fragili. E c'è chi non ha fatto nessuna scelta ad oggi, questo lo devo dire. I comuni si sono sostituiti in tutto e per tutto. Ti faccio l'esempio, come dicevi tu, Andrea. Positano e Traiano avevano aperto lunedì scorso, avevano casi intorno ai 30-40, oggi stanno a 140-150 casi presi. Questa è la verità. Quindi andiamo verso un aumento dei casi sicuramente da martedì, quando apriremo le scuole. Come comune ovviamente saremo presenti, ma sicuramente non garantiremo un supporto economico per comprare i tamponi 0 o T5. Qui chiederò con forza che venga l'USCA o venga l'ASL a fare quello che devono fare, senza perdere tempo, perché poi il T5 dovrebbe essere molecolare e le risposte, siccome abbiamo i centri che fanno il laboratorio, che analizzano i tamponi, a volte ci mettono oltre una settimana di tempo, quindi davvero abbiamo delle difficoltà serie ed enormi, e effettivamente la salute dei più piccoli, dei più giovani, la stiamo un pochino lasciando andare. Cercheremo comunque in tutti i modi di garantire, visto che ci è stato obbligato l'apertura, garantiremo comunque con quello che è possibile fare la messa in sicurezza, la sanificazione delle scuole e quant'altro. Ovviamente mi sono sentito anche con il dirigente scolastico, il quale dovrà prendere dei provvedimenti e dovrà seguire quello che è lo schema dell'ASL che è arrivato qualche giorno fa, con enormi difficoltà, perché siamo davvero ad interpretazioni particolari, ci vuole una laurea solo per capire tutti quelli che sono le quarantene, quando mettere in quarantena una classe, una persona, due persone, l'infanzia, c'è qualcosa davvero di contorto, soprattutto in un periodo che è quello di gennaio e febbraio, in cui ci sono maggiori casi di febbre, influenza e quant'altro, e quindi si farà anche una corsa maggiore a quella che è la corsa ai tamponi, e avremo delle difficoltà enormi. Ci sono qualche... L'unica nota, diciamo, buona è che le farmacie hanno aderito a quello che è il piano dell'ASL per fare i tamponi dopo la prescrizione dei medici di base ai giovani dai 0 ai 18 anni. Questa forse è l'unica nota buona, e quindi vi chiederò anche ai medici di base di attivarsi con questa prescrizione bianca, così l'hanno chiamata, per fare il tampone, il T0, presso le farmacie quando avremo dei casi. Davvero c'è una grossa incognita. Io spero che riusciremo ad andare avanti in modo deciso e diretto, però le scelte purtroppo non sono sempre possibili fare soltanto con i comuni. Questa è la verità. Dati di vietri, i dati sono ancora elevati, ma c'è anche un numero abbastanza consistente di guariti. Da quello che leggo nelle ultime sere. Beh, diciamo che ci sono ancora dati elevati di positivi, tanti positivi, purtroppo ce ne sono troppi. Solo adesso, nelle ultime ore, stanno arrivando dei dati, arrivano in continuazione dei tamponi antigenici, persone risultano positive. C'è anche la difficoltà che questi tamponi vengono venduti privatamente, nel senso che fai i tamponi a casa, e viene anche, diciamola tutta, un po' di corsa a fare il tampone, e si fanno anche a casa, e quindi la gente chiama, sono positivo, sono negativo. Ovviamente ci vuole sempre il controllo fatto in farmacia, quelli che sono i tamponi acquistati e portati a casa. C'è un numero consistente di nostri concittadini
che sono ancora, che risultano positivi, ieri sera erano 257, oggi avremo sicuramente un aumento, stiamo avendo un aumento comunque dei casi, per fortuna c'è anche una diminuzione, persone che si negativizzano, un pochino altalenante. Il vero dato preoccupante sono i ricoveri. Abbiamo due nostri concittadini che purtroppo avevano una patologia, una persona anziana, che sono state ricoverate. Ci sono persone che oggi hanno difficoltà respiratorie e che stanno combattendo contro il virus. Quindi diciamo che la parte che preoccupa di più sono quei casi in cui purtroppo ci sono delle difficoltà. Poi c'è chi sta vivendo comunque la quarantena in un modo, diciamo, abbastanza normale, hanno la febbre, raffreddura e comunque poi guariscono. In linea di massima c'è un aumento, però proprio ieri con il primario dell'ospedale di Napoli, il primario dell'ospedale di Genova, dicevano che l'Omicron in linea di massima sta, comunque non è in forma violenta, è molto virulento ma non è violento. Però c'è il problema, questo lo diceva il primario di Genova, che molti casi, e anche al Codugno a Napoli, la stessa cosa, non sono persone ricoverate, non sono varianti Omicron, ma sono sottovarianti del Delta. Quindi significa che il virus sta camminando su due binari. C'è il virus Delta e c'è il virus Omicron, sempre Covid-19, e chi purtroppo il virus Delta risulta nella casistica più aggressivo e porta danni sia polmonari sia l'esigenza di ricovero. Siccome non sappiamo che prendiamo la variante Omicron o se prendiamo la variante Delta, il problema c'è. Oggi dobbiamo capire cosa succede. Ecco, dobbiamo poi soprattutto sperare che la variante Omicron sia quella che ha portato, diciamo, una forma di stabilizzazione di questo virus, anche se le notizie dall'estero che ci giungono sono un pochino preoccupanti, perché ci sono altri tipi di varianti che risultano molto più aggressive, meno virulente ma più aggressive. Questo poi ovviamente non siamo né medici né ricercatori. Prendiamo quelle che sono le notizie, cerchiamo di fare il possibile per evitare una pandemia ancora più violenta. Cambiamo argomento. Sì. Ieri abbiamo presentato lo sportello psicologico e Vieti sul Mare si pone proprio come primo fenomeno forse del comprensorio. Sì, lo sportello psicologico l'abbiamo presentato ieri, un'idea della dottoressa Veronica Benincasa, è un qualcosa di nuovo che si fa come comune, ma che è il primo comune in Campania a farlo in proprio, e sarà sicuramente un buon risultato. Mi ha detto la dottoressa Benincasa che già sta avendo delle prenotazioni per martedì, quindi è un qualcosa che i cittadini effettivamente volevano. Molto spesso non trascuriamo questo lato, soprattutto in un momento come questo, soprattutto per i più giovani, i quali stanno vivendo delle difficoltà serie, stando a casa, stando evitando quelli che sono, diciamo, la vita normale ormai da 2 anni, quindi c'è una difficoltà sia per i giovani sia per quelli meno giovani come me, però effettivamente ci sono delle difficoltà. Credo che questo sportello possa essere una parte, possa dare delle risposte a una parte dei problemi che purtroppo si sono moltiplicati negli ultimi anni. L'azione amministrativa va avanti, Vieti sul Mare beneficiare di un contributo regionale nell'ambito dei POC. Sì, con il comune di Cava dei Tirreni, Cerveto San Nito, San Lorenzello e Ariano Irpino abbiamo avuto, ovviamente Vieti sul Mare, il progetto Le Vie della Ceramica, qualcosa che parte da un'idea di Ariano Irpino, il comune di Ariano Irpino, per fare sintesi tra i vari comuni della Campania, sono 6 di antica tradizione ceramica. Abbiamo avuto questo finanziamento, sarà qualcosa, a dire il vero, noi avevamo già previsto per il 17 gennaio di fare, che è la festa dei ceramisti, Sant'Antonio, di fare una parte dell'evento, però purtroppo, viste le restrizioni, abbiamo tolto tutte le manifestazioni di Natale, anche questa, e sarà svolto in primavera, sperando di poterlo svolgere. Però è un finanziamento regionale che premia
un'arte importante che è quella della ceramica, che molto spesso viene dimenticata, perché poi la Campania ha un valore enorme in questo settore, con 6 città, ma anche una tradizione millenaria che dobbiamo valutare e continuare a portare avanti. E ovviamente poi Vietri sul Mare è il paese più rappresentativo a livello nazionale per le nostre ceramiche. Effettivamente bene ha fatto la Regione a credere in questa proposta, e io chiederò proprio all'assessore al bilancio, alla commissione bilancio, di prevedere un capitolo di bilancio come legge regionale per valorizzare quello che è questo prodotto e fare questo vie della ceramica e resti qualcosa, così come fanno a Ravello, così come fanno ai teatri importanti della nostra regione, che venga proposto e venga messo a bilancio, proprio attraverso la legge di bilancio, una voce dedicata alle città della ceramica. Non chiederemo cifre astronomiche, ma che dia importanza e vita a quest'arte così importante. Basta pensare ai capolimonti, è qualcosa che abbiamo soltanto noi, e quindi dobbiamo valorizzarla e valutarla. Questa è una cosa che fanno già in Emilia Romagna da tanti anni con Faenza. La regione spende tanto per la ceramica faentina, e effettivamente finalmente la regione Campania ha deciso di fare anche qui in Campania qualcosa di simile, e che dobbiamo portare avanti, coltivare per le future generazioni. Proseguono anche gli interventi di manutenzione e restyling di diverse aree del territorio. Sì, finalmente sono arrivati in via libera dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla sovrintendenza, per quello che sono i permessi, i pareri degli enti superiori, e partiremo proprio oggi, credo, c'è in via della gara per un restyling della Liga Comunale, che attualmente sta in uno stato abbastanza fatiscente. Hanno messo a posto e messo a punto alcune situazioni che si sono andate a creare con il logorio degli anni. E poi c'è, diciamo, lì sarà un fiore all'occhiello, non solo per Vietri, ma credo per tutta la provincia, il lavoro di Piazza Amendola. Siamo preso questo disegno, l'abbiamo già presentato, finalmente è stato finanziato, sono 186.000 euro. Là sarà fatta un'opera d'arte, e credo che sarà poi un'attrattiva turistica enorme. I cittadini e i turisti verranno a Vietri solo anche per fotografare questa piazza, che sarà, credo, l'unico esempio di ceramica applicata a terra in un disegno complessivo e grande a livello mondiale. Quindi è qualcosa di una scommessa che abbiamo vinto e che porteremo avanti nei prossimi mesi. Credo che la gara ci vorrà un mese almeno, da metà febbraio partiremo con i lavori. E poi c'è finalmente settimana prossima finiranno i lavori a Raito, anche lì un balcone sul Golfo di Salerno, quindi riapriremo quel tratto di strada, e invitiamo i cittadini poi a venire quando sarà inaugurazione, a vedere il lavoro svolto lì. È davvero stato un lavoro importante che ha riqualificato, dopo oltre 40 anni che non si faceva nulla in quel tratto di strada, uno forse delle balconate più belle del Golfo di Salerno. Sindaco, noi ci fermiamo qui, a quanti ci seguono diamo l'appuntamento alla prossima puntata con questo punto informativo da parte del sindaco di Vietri sul Mare. Grazie Andrea.